A volte ritornano, gela in età arcaica, un titolo emblematico per il rientro di 18 reperti archeologici che da ieri si trovano al Museo Archeologico Regionale. Forte commozione da parte degli intervenuti all'inaugurazione. C'erano tutti, dall'amministrazione comunale alle associazioni culturali, dai club service alle aziende private, dagli studenti del liceo classico Eschilo ai professionisti. I reperti, tra cui statuette votive e vasellame, si trovavano a Caltanissetta dal giorno dopo la loro scoperta avvenuta in città. È arrivato il padrone di casa, che il padrone di casa è la statua che è sulla mia destra, che è veramente lui il padrone di casa, che era l'Atena, se si immagina, o quantomeno la statua del Tempio. Quindi lui è stato il protagonista per tanti secoli, che nel momento in cui è stato trovato è andato via, ma ora speriamo che rimarrà qua. Almeno convidandolo nell'istituzione, rimarrà qua per sempre e ci farà compagnia, anzi, proprio nell'immaginario, considerando che potrebbe essere Atena, che ci darà una mano d'aiuto nel difendere, sia a difesa con il suo scudo, ma anche all'occorrenza anche lanciare qualche attacco con la propria lancia. Direttore, perché a volte ritornano? È stato scelto questo titolo perché ha un doppio significato. Il primo è quello semplice, proprio a volte ritorno dei reperti che sono andate via e a volte col tempo possono ritornare. Ma sfruttando proprio questa frase e aver letto il libro di Stephen King, il primo volume, che proprio a volte ritornano, che è riferito a volte ritorno alle paure. Il libro descrive dei mostri che di tanto in tanto tornano e i bambini la notte non dormivano. E a volte ritornano per noi è quello di essere cresciuti con questa paura che, a partire dal momento in cui è venuto il petrolchimico, che ci ha tolto qualcosa di ogni giorno, no? La nostra identità. Io bambino, per esempio, ricordo una gela diversa di quella che ho ora e quindi mi sento un po' tolto da quella che era la mia gela, no? E poi qualcosa ci ha tolto la città, l'urbanistica, i palazzinari, i tombarole, ma a volte anche le istituzioni hanno fatto la loro. E quindi a volte il ritorno diventa anche un monito per tutta questa collettività che ha fatto molto perché questi pezzi si siano qua dentro. E quindi è come dire, stiamo attenti, dobbiamo essere più agguerriti più di prima per difendere quello che noi abbiamo e di conquistare quello che ci hanno ancora tolto.